Interessanti mappe sono arrivate a noi dall'antichità. Non le originali, che sono andate perdute, ma le copie delle copie trascritte nel tempo. Se guardiamo queste mappe, di cui i primi ritrovamenti risalgono al XIV e XV secolo, mostrano un incredibile livello di conoscenza geografica, molto più avanzata rispetto al tipo di sapere che poteva esserci nel XIV e XV secolo. Ma c'è di più. Queste mappe mostrano il mondo non com'era nel XIV-XV secolo, ma com'era stato prima dell'ultima era glaciale. Più di 12.000 anni fa un'enorme cappa di ghiaccio sedeva sopra il nord Europa ed il nord America e i livelli del mare erano di 120 metri più bassi rispetto ad oggi. La domanda che ci dobbiamo porre è: chi ha disegnato queste mappe? Chi ha esplorato il mondo durante l'era glaciale, più di 12.000 anni fa? Gli indonesiani sono sempre stati dei grandi navigatori, spinti dalla necessità di commerciare con le isole di tutto l'arcipelago e con il continente asiatico. Ed esiste un chiaro legame tra mare e stelle. Solitamente sono le civiltà marinare ad affinare l'astronomia, vitale per l'orientamento nella navigazione. Se ci spostiamo ad est dell'India e scendiamo verso l'Indonesia e l'arcipelago della Malesia e guardiamo alla geologia di queste isole, accadono delle cose affascinanti. Oggi vediamo un arcipelago di isole, ma se si va indietro a più di 12.000 anni fa, quando il livello del mare era molto più basso, vediamo emergere nel sud-est dell'Asia un enorme continente sommerso, quello che i geologi chiamano Sundaland. In alcuni periodi in cui il livello marino si è abbassato a causa della formazione dei ghiacciai durante le fasi glaciali, la maggior parte di questo continente è emerso. Quindi quello che adesso vediamo come arcipelago in realtà costituiva quasi un microcontinente. Il continente sommerso di Sundaland era parte integrante di quella che oggi noi conosciamo come Asia. I primi ritrovamenti archeologici in Indonesia sono siti megalitici. E tra cui menhir, dolmen e sarcofagi. I ritrovamenti megalitici più importanti sono quelli effettuati nella striscia di isole del Nusa Tenggara, Lombok, Sumbawa e Sumba. La datazione precisa è difficile da stabilire. Noi sappiamo, grazie ai ritrovamenti sotto la cenere del vulcano Tambora, che le popolazioni che lì vivevano erano composte da commercianti e viaggiatori benestanti. Ma quello che, a mio modo di vedere, caratterizza Sumbawa è la sua antica cultura megalitica, legata alle civiltà oceaniche. Uno dei culti animisti più antichi, che risale a prima dell'arrivo dell'induismo, è quello della montagna sacra. L'Indonesia è infatti la nazione più vulcanica del mondo. Qui vi sono il 43% dei vulcani attivi sul pianeta. Questi popoli li considerano fonte di vita e di morte. E grazie alle eruzioni vulcaniche, questa nazione è così fertile e verde. Quindi, per chi crede nei culti animisti, la montagna è fonte di vita. Il simbolismo della montagna sacra lo ritroviamo ancora oggi all'interno dei templi balinesi, con la costruzione dei Meru, delle torri multilivello a diversi piani, sempre in numero dispari e mai pari, che non superano mai gli 11 livelli. Se guardiamo ai templi di Bali, questi fanno parte di una cultura mista tra induismo, buddismo e animismo.
Al centro di ogni tempio c'è un edificio sotto le cui fondamenta è posizionata una tartaruga. Sulla schiena della tartaruga ci sono due dragoni gemelli, l'energia dello Yin e Yang, che guidano l'universo. Ma le fondamenta vere e proprie di tutto l'universo fisico sono rappresentate dalla tartaruga. Ma da dove viene questo simbolismo? Potrebbe essere antichissimo. Lo ritroviamo certamente in Cina ed in India. Alcuni sostengono che possa essere stato tramandato dalle antiche culture oceaniche, che hanno lasciato la propria impronta su queste isole prima dell'ultima era glaciale. O forse ancora prima. La parte superiore del guscio di una tartaruga consiste in 34 sezioni, 5 placche centrali e 8 laterali, oltre a 21 piccole placche che girano intorno al carapace, inclusa quella centrale vicino alla testa. Sommando le 5 placche centrali e le 8 laterali si ottiene il numero 13. Sommato alle 21 placche circolari otteniamo un totale di 34. Questa sequenza è la stessa del quinto, sesto, settimo, ottavo e nono numero della famosa sequenza matematica di Fibonacci, che è ovunque in natura, nella conchiglia del Nautilus, nella forma di alcuni fiori, sulle impronte digitali, nel DNA e perfino nella Via Lattea. La tartaruga, animale antichissimo, sembra quindi racchiudere in sé l'equilibrio armonico dell'universo. Per questo è venerata in tutto il mondo. Ma questi simboli e tracce che troviamo sparse nell'arcipelago indonesiano, dove possono condurre ancora? Sono tutti segni di un'antica civiltà scomparsa più di 12.000 anni fa? Ci sono diversi simboli che collegano l'antica cultura megalitica di queste isole con la cultura precolombiana dell'America Latina. La forte attività vulcanica dell'arcipelago e i movimenti sottomarini delle dorsali oceaniche forniscono altre prove su come la Terra si sia mossa nell'arco dei millenni. Le tracce di civiltà perdute sono allora da cercare anche negli abissi marini. Arrivati a fatica sul vulcano, ciò che troviamo è terra. Qui si scava ogni 2 anni. Le condizioni sono ostili, le risorse scarse, e tra una campagna e l'altra le piogge torrenziali ricoprono tutto con il loro fango. Ma la pianta di quello che doveva essere un antico villaggio è stata ricostruita. Ecco come poteva apparire. La lava del vulcano di Tambora sembra nascondere sotto i suoi strati secolari ancora indizi importanti, ma bisogna scavare più a fondo per trovare delle risposte. Eppure, già i segreti che lascia intravedere accendono la fantasia e l'immaginazione. Il leggendario continente di Mu. Che le prove definitive della sua esistenza si trovino proprio nel cuore di questo imponente vulcano, nel ventre mostruoso che nella sua catastrofica eruzione partorì quel letale anno senza estate del 1816? L'isola di Bali è invasa dagli spiriti. Il Barong, lo spirito di un mostro sacro, va a combattere contro Randa, la regina delle streghe e incarnazione di ogni malvagità. Per gli uomini di Bali, questo è un combattimento tra il bene e il male, dal quale potrebbe dipendere il futuro dell'umanità. Gli abitanti di Bali sono convinti che la loro isola sia il centro dell'universo e la casa degli dei.
Il sole, quando si alza dal mare, bacia per prima con i suoi raggi la loro terra, dove uomini ed esseri soprannaturali vivono in armonia. Un'armonia che si è persa in ogni altra parte del mondo. Ogni mattina, poco dopo l'alba, gli abitanti dell'isola fanno le loro offerte agli dèi. Le mucche ricevono la benedizione e vengono loro offerti pezzettini di cibo speciale in segno di rispetto per lo spirito che diede loro la vita. Anche le piante sono state create dagli dèi e quindi hanno diritto ad essere trattate con mille attenzioni. A questa vengono offerti minuscoli dolcetti di riso. Gli dèi sono stati generosi con gli abitanti di Bali. La loro isola gode di abbondanti piogge, di giornate assolate, ed è fertile come poche altre al mondo. Sui pendii delle montagne, i balinesi hanno eretto una terrazza dopo l'altra, ognuna recintata da muretti di terra e costruite con tanta cura che l'acqua dei ruscelli scorre dall'una all'altra. Qui, sotto i raggi benefici del sole tropicale, le piantine di riso crescono quasi a vista d'occhio. Curate con tanta attenzione, le ricche terre vulcaniche arrivano a fornire due raccolti l'anno. Quando è la stagione della mietitura, tutti i villaggi si mobilitano. Nei campi c'è lavoro per tutti. Nonostante l'enorme mole di lavoro che richiedono due raccolti l'anno, gli uomini trovano il tempo per dedicarsi anche ad altre attività. Sembra che ognuno di essi, nel tempo libero, sia uno scultore, un pittore, un danzatore o un musicista. Attraverso queste forme artistiche, essi esprimono tutta la loro adorazione per gli dèi. Ogni anno, durante una grande festa religiosa, gli spiriti degli antenati scendono sulla terra per 7 giorni. Ogni villaggio ha il dovere di accoglierli con il dovuto rispetto. Le strade vengono addobbate con archi cerimoniali di bambù decorati con elaborate nappe dette penior. Le donne preparano delle piramidi di fiori abbellite da ghirlande ricavate ingegnosamente da fronde di palma. Anche gli uomini preparano offerte per gli dèi, non fiori o dolci di riso, ma carne di maiale infilzata su lunghi spiedi di bambù. Il vulcano Gunung Agung, al centro di Bali, è il luogo di culto più importante di tutta l'isola. Ed è proprio qui, ai piedi di questa montagna, che si celebra una solenne festa religiosa. Sulle pendici del vulcano si trova il tempio di Besahik. Qui, durante tutto l'anno, si prega e si onorano gli dèi con offerte. Ma ora, in occasione della grande festa religiosa,
si avverte nell'aria un'emozione particolarmente intensa. Questa importante cerimonia si celebra solo ogni 100 anni e ha lo scopo di purificare Bali da tutti i suoi peccati. Da ogni parte dell'isola i fedeli accorrono con offerte per gli dei. Alcuni portano degli strumenti musicali per suonare nel tempio. Un sacerdote pronuncia frasi magiche, accompagnate da gesti di cui solo un uomo di fede come lui può comprendere il profondo significato. Durante i preparativi per la festa religiosa vengono organizzati anche combattimenti fra galli, non solo per il divertimento che comunque rappresentano, ma anche perché la terra, secondo gli uomini di Bali, ha bisogno del sangue caldo di una vita che finisce. Circa 30 anni fa, i preparativi di questa grandiosa festa furono bruscamente interrotti da un'improvvisa e inaspettata catastrofe, l'eruzione del vulcano Agung. La furia devastatrice della montagna sacra per gli abitanti di Bali poteva significare una cosa sola. Gli dei erano in collera. Un villaggio era proprio sul cammino della colata lavica, ma la gente si rifiutò di evacuarlo e rimase nelle proprie case pregando gli dèi. La lava si avvicinava sempre di più, ma la gente non si mosse. Se gli dèi chiedevano la loro morte, ebbene essi erano pronti a morire. Quando la lava cessò la sua avanzata e il pericolo era ormai passato, si contarono le vittime. 2000 persone avevano sacrificato la propria vita agli dèi. Circa 30 anni sono passati da quel terribile giorno e i sacerdoti dell'isola hanno deciso di anticipare la data per celebrare la grande festa religiosa. Quindi, non più dopo 100 anni, ma dopo solo 30 anni, i preparativi fervono di nuovo. Da uno sperduto villaggio dell'isola è arrivato un gruppo musicale. Gli strumenti non sono di bronzo, come quelli usati da altri gruppi, ma di ferro. La piccola e antica orchestra suona solo in occasioni estremamente importanti. La sua presenza qui sta a dimostrare la solennità di questa grande festa religiosa. Il sacerdote asperge acqua profumata sulla folla radunata di fedeli. A volte le offerte per gli dèi vengono messe sugli altari senza particolari cerimonie, altre volte le ragazze del villaggio le portano danzando fino al tempio.
Tre giorni prima della fine della festa, gli dei della terra devono essere trasportati per fare visita agli dei del mare. Alcuni tabernacoli che i fedeli portano a spalla contengono delle immagini sacre, altri sono vuoti perché gli dei in essi contenuti sono invisibili. Il viaggio è molto lungo, circa 30 chilometri. Ci vorrà un intero giorno di cammino. In ogni villaggio la gente aspetta che passi la processione per offrire cibo agli dei. Durante le soste, gli dei estraggono dal cibo offerto le essenze di cui hanno bisogno, mentre il cibo materiale viene consumato dai partecipanti alla processione. Quando il corteo sacro raggiunge la spiaggia, la giornata volge al termine. Qui, in riva al mare, i tabernacoli vengono poggiati sulla sabbia e gli uomini che durante la processione hanno trasportato le immagini sacre si preparano a celebrare nuovi sacrifici in onore degli dei. Dopo il tramonto, un bufalo sarà condotto nell'acqua e fatto affogare, come offerta a Varuna, dio del mare. Nello stesso momento, un altro bufalo, in un'altra zona dell'isola, è stato portato sul vulcano e gettato nel cratere come sacrificio in onore di Besahik, il dio della terra. A Bali, sia la danza che la musica sono un atto di adorazione e di omaggio rivolto agli dei. Questa è una danza di guerra. Essa esprime tutte le emozioni che prova un giovane guerriero prima della battaglia. La destrezza e la ferocia, la paura e il coraggio, l'astuzia e il vigore. Una ragazza vestita da uomo esegue una danza di corteggiamento. Queste danze seguono una tradizione che risale al XV secolo. Questa particolare danza è un vero pezzo di bravura, nel quale l'artista che l'esegue suona anche uno degli strumenti dell'orchestra. Il Tumulinghingan è una danza d'amore nella quale una giovane danzatrice mette in mostra le grazie della sua bellezza femminile, mimando un colibrì che succhia il nettare dei fiori. Thank you.
Altre danze sono molto antiche e risalgono ad epoche che hanno preceduto l'induismo. Questa, per esempio, si rifà agli antichi riti animalistici. Il kekak, così si chiama questa danza, è eseguita da danzatori che impersonano delle scimmie. Durante questa suggestiva danza, gli uomini vanno in trance e gli spiriti degli animali si impossessano del loro corpo. Le grida e i grugniti del coro, meravigliosamente sincronizzati, sono urla selvagge ma splendidamente disciplinate. Questa danza ha una trama tratta da un poema epico indù, il Ramayana. Il principe Rama e la sua consorte Sita stanno cacciando nella foresta. Essi hanno scorto un magico cervo d'oro. Il branco delle scimmie li osserva. Rama e Sita discutono se inseguirlo o no. Il principe decide di inseguire il prezioso animale e lascia sua moglie sola nella foresta. La principessa Sita è sola nella foresta quando improvvisamente appare il demonio Ravana. Il cervo d'oro era stato inviato da lui per fare allontanare Rama. La povera principessa Sita, sola e indifesa, cade preda del feroce demonio Ravana. Se la vita degli uomini di Bali è ricca e importante, la loro fine è segnata da un'imponente cerimonia. I preparativi per la cremazione della salma di un principe sono terminati da poco. La cerimonia di cremazione, in genere, è una cosa abbastanza semplice. La salma viene trasportata e depositata su una pira funebre e poi bruciata. Ma a Bali è tutt'altro. La cerimonia per la cremazione di un personaggio importante si trasforma in uno spettacolo incredibile. Prima che il funerale inizi, tutte le donne del villaggio si recano al tempio, portando doni agli dèi affinché accolgano con benevolenza il defunto. Anche il capo del villaggio si reca al tempio, dove il naga, il serpente sacro, attende di essere evocato. Solo questa famiglia, la più nobile dell'isola, ha il privilegio di poter usare il naga per far accompagnare l'anima del defunto nell'aldilà.
Il corpo del naga misura circa 20 metri, ma la sua coda viene prolungata da una lunghissima corda alla quale si possono aggrappare tutti coloro che desiderano aiutare l'anima del defunto nel suo lungo viaggio. Il gong di legno del villaggio segna l'inizio della cerimonia. La torre sulla quale la salma deve essere portata fino al luogo della cremazione è così alta che è stata costruita in due parti ed ora davanti ad un folto pubblico viene montata. La cima della torre rappresenta il paradiso verso il quale l'anima dovrà salire. I piani della torre sono 9, una prerogativa della nobiltà. La bara, ricoperta con un telo bianco, il colore del lutto, viene fatta salire sulla torre. Un sacerdote sta scoccando frecce con la punta adornata da fiori per uccidere il sacro serpente naga e così liberarne l'anima che accompagnerà quella del principe morto verso il cielo. L'enorme toro nero che conterrà la bara viene posto nel luogo stabilito per la cremazione. La salma viene tolta dall'interno della torre per essere poi inserita nel corpo del toro. Ed ora che il cerimoniale è stato completato, tutto sarà dato alle fiamme. La torre, la piattaforma, il toro e la salma che esso racchiude. Questo è l'ultimo saluto della vita. Nel secolo scorso anche la moglie veniva gettata viva tra le fiamme affinché la sua anima potesse accompagnare quella del marito nell'ascesa verso il paradiso.
Ora che tutto quello che la circondava è stato bruciato, la salma diventa visibile e la folla presente può accertarsi che l'anima del principe è stata liberata.